Buongiorno da eNews, lo spazio informativo a cura di Telefan Informa. Fondere due aziende per risparmiare e garantire ai cittadini servizi migliori. Per la fusione tra Aset Spa e Holding, oggi è il giorno della verità. Consiglio comunale particolarmente atteso, quello di oggi pomeriggio alle 18.30. Il primo punto all'ordine del giorno sarà infatti dedicato alla fusione tra Aset Spa e Aset Holding. Un atto di indirizzo che dovrebbe portare alla creazione di un'unica società dal 1 gennaio 2014. Riduzione degli apparati amministrativi e societari, efficientamento economico-finanziario e contenimento dei costi, revisione degli assetti statutari, organizzativi ed ordinamentali, miglioramento e semplificazione delle modalità dei controlli in-house, sono gli obiettivi che si dovranno raggiungere con la fusione. La questione Aset dovrà tornare in Consiglio Comunale entro il 30 settembre per l'approvazione di tutti gli atti necessari. IMU o non IMU? Cosa succederà se il governo dovesse abolire la tanto discussa imposta sugli immobili? Ce ne parla l'assessore al bilancio Alberto Santorelli. Quanto avete previsto di incassare con l'IMU nel 2013? Allora, l'incasso previsto dell'IMU sono 2 milioni e 7 per quanto riguarda l'IMU prima casa e 13 milioni per quanto riguarda le seconde case e gli immobili artigianali, commerciali e produttivi, per un totale di 15 milioni e 7. Quali le conseguenze di un'eventuale sospensione? Le conseguenze per il Comune di Fano verrebbero a mancare quei 2 milioni e 7 dell'IMU prima casa che dovrebbero essere in questo caso ricompensati dallo Stato, però sicuramente ci sarebbero dei risvolti molto positivi per i cittadini fanesi perché si tratterebbe di 2 milioni e 7 che rimarrebbero nelle tasche dei cittadini fanesi e che potrebbero essere o messi a risparmio dei cittadini fanesi o riversati nell'economia cittadina con degli effetti positivi per tutta la città. Domenica all'Aquila si sono dati appuntamento 1000 storici dell'arte provenienti da tutta Italia. Tra i promotori dell'iniziativa anche il Centro Studi Vitruviani. Sono passati 4 anni dal terremoto e ancora oggi abbiamo visto così drammaticamente che cosa sta succedendo in questa città. Quindi noi ci occupiamo di tutela del patrimonio, ci occupiamo di lasciare il patrimonio alle future generazioni, ci occupiamo anche di sensibilizzare la coscienza civile collettiva a reagire di fronte a questi scempi. L'errore più grande è stato quello di abbandonare il centro storico sostenendo che la città doveva rinascere attraverso queste cose. Cosiddette New Towns, che sono soltanto dei luoghi deportazione, questa è la parola giusta, degli abitanti della città in città satellite senza spazi per la vita sociale. Presente con la sua prima uscita pubblica dopo Pompei anche il neo ministro dei beni culturali Massimo Brai. Mi sembrava particolarmente importante venire a vedere con i miei occhi quella che è la realtà di una città ferita profondamente. La rimozione del nautofono è stato uno degli argomenti che ha tenuto banco nel mese di gennaio, ma da allora non se ne è saputo più nulla. Che fine ha fatto il nautofono? I fanesi si interrogano sul quesito sottolineando la mancanza di uno dei simboli della tradizione marinara. Guarda, io sono 60 anni che abito a Fano e ho sempre udito il suono della sirena quando c'era nebbia, che si sente anche in lontananza, anche in periferia. E da quando non lo sento più c'è qualcosa che manca. In teoria il comando Zona Fari di Venezia dovrebbe restallarlo a Marina dei Cesari. In attesa che venga riposizionato non resta che ricordarlo quando dirigeva il traffico in mezzo alle onde del mare, sempre preciso e puntuale. I News torna domani alla stessa ora. Buona giornata.